A tutti, ciao a tutti i nostri ascoltatori, radioascoltatori, tele, tele as, eh, spettatori e tutto eh, il nostro network al completo eh, qui su Radio Science. Io sono Miro Cortini. Eh, la trasmissione di cui eh, andiamo, andiamo a, a parlare oggi è eh, di che cosa stiamo parlando. Non avevo annunciato la volta precedente di che cosa eh, avremmo argomentato, come faccio di solito, e, e, e poi vedrete un po' eh, di, che cosa, di che cosa parliamo. Come tutte le volte, eh, ultimamente, eh, già da un anno e mezzo ormai che la, la, collaboro con... Con Science, ma negli ultimi sei mesi eh, ho, ho, ho questa consuetudine di leggere eh, una piccola parabola da 101 Storie Zen che magari non va a toccare direttamente l'argomento che poi andiamo a, a, a sviscerare per quel che è possibile, eh, però eh, è un, uh, un invito un po' alla, alla riflessione e, e alla... Così, un divertimento, alla, alla francese. Allora, da 101 storie zen, eh, la numero 67, ma che cosa fai, ma che cosa dici? Oggigiorno si raccontano molte sciocchezze a proposito dei maestri e dei discepoli ed è che il maestro lascia in eredità agli allievi prediletti, autorizzati così a trasmettere la verità ai propri seguaci. Naturalmente lo zen dovrebbe essere comunicato in questo modo, da cuore a cuore, e in passato avveniva, avveniva proprio così. Regnavano il silenzio e l'umiltà, non l'asserzione e la dichiarazione. Chi riceveva un simile insegnamento teneva segreta la cosa persino per dopo vent'anni finché un altro eh, spinto dal proprio bisogno non scopriva che era disponibile un vero, disponibile un vero maestro nessuno sapeva che l'insegnamento era stato impartito e che e anche al, allora l'occasione si presentava in modo del tutto naturale e l'insegnamento si faceva a strada da sé <coughs> scusate ma eh, sono stati giorni in cui eh, i pollini mi hanno aggredito e sono, sono un po' malato e quindi mi, mi scuserete, eh, anche, se, anche se la trasmissione un po si, si restringe un po', eh, ma purtroppo eh, ci si ammala. Andiamo avanti: eh, eh, in nessun caso l'insegnante avrebbe dichiarato: Io sono il successore del tale, questa asserzione avrebbe dimostrato proprio il contrario. Il maestro Zen Mu Nan ebbe un solo successore, il suo nome era Soyu. Quando Soyu ebbe compiuti i suoi studi Zen, Mu Nan lo chiamò nella propria stanza. Sto diventando vecchio, disse. E a quanto ne so, io Soyu, tu sei l'unico che, con che continuerai questo insegnamento. Qui c'è un libro». È stato tramandato da maestro a maestro per sette generazioni. Anch'io vi ho fatto molte aggiunte. Secondo il mio criterio, il libro è molto prezioso e io te lo do come simbolo della tua successione. Se questo libro è una cosa così tanto importante, faresti meglio a tenertelo, disse Soyou. Io ho ricevuto il tuo Zen senza scritti e mi sta bene così com'è. Lo so, disse Munan. Tuttavia, sono sette generazioni che quest'opera passa da un maestro all'altro, così puoi conservarlo come segno che hai ricevuto l'insegnamento. Tieni, i due stavano parlando davanti a un braciere. Non appena Soio ebbe il libro tra le mani, lo gettò, lo gettò sui carboni accesi. Non aveva nessun desiderio di possedere qual, qualunque cosa, quella cosa. Munan, che sino a quel momento non era mai andato in collera, strillò. Ma che cosa fai? So io gridò di rimando. Ma che cosa dici? Cioè so io confermò che era bastato l'insegnamento orale. Ecco, da qui: eh, ho intenzione di intavolare un discorso. Che, eh, parla, eh, proprio, eh, cioè che si collega un po' con questa, con questa parabola, cioè sul, sulla trasmissione della, della comunicazione, come avviene eh, e da persona a persona è una cosa. Attraverso la rete, come sappiamo, eh, le cose cambiano completamente, perché dietro uno schermo eh, ci si nasconde molto bene come abbiamo detto in altre trasmissioni quando abbiamo affrontato eh, i problemi dei big data. E da, que da quelle trasmissioni, e se ricordate andatele a vedere, ehm, abbiamo capito che eh, la, la, la realtà attraverso le fake news eh, possono, essere, possono riscrivere. Le fake news possono riscrivere la realtà. E negli ultimi tempi sono diventati così pervasivi e potenti appunto da riscrivere la realtà. Con l'avvio di Internet, Twitter, Facebook, Instagram e altri, il, un centro non c'è più. Questa è una dichiarazione che faccio e che e, sottoscrivo. Come prima con la televisione, i radi, i giornali, che eh, avendo un centro erano mh, più facilmente controllabili. Ma con la via di internet eh, è ovunque il centro. La rete di per sé è neutra, né buona né cattiva, questo l'abbiamo detto tante volte e lo riconfermiamo. Ha, però ha assunto un, un valore inestimabile econ economico e i social, cioè il motore del business, sono diventati uno strumento potente che la politica ha rapidamente utilizzato in modo diretto, eh, svuotando la mediazione, eh, la media, la mediazione eh, classica della democrazia rappresentativa, cioè il Parlamento. In questo periodo di, di campagna elettorale mi, mi sentivo di dire queste cose e, e, e le lascio così. Mh, come, come dichiarazione mia da, dal mio punto di vista. Eh, andremo ad affrontare eh, a proposito di fake news quella che è considerata la madre di tutte le fake news e cioè eh, fra due mesi eh, ci saranno le celebrazioni, eh, fra l'altro oggi è il 20, esattamente fra due mesi. Ci sono le celebrazioni della conquista della luna, della discesa del primo uomo sulla luna. E quindi eh, su questo eh, ho trovato eh, tantissime, mh, non, non, non le dichiaro, comunque eh, teorie complottiste che eh, vanno a, a intaccare quello che... Eh, a dire di, di giornalisti, di, di alcuni fo di fotografi eh, e, di, eh, e di ricercatori, eh, non è mai avvenuto, cioè l'uomo non è mai andato sulla Luna. Eh, e questo è, è, è un, uh, un, un libro uscito. Uh, l'uomo non è mai andato sulla Luna, è un libro uscito nel 78, da un, uh, un letterato. Ecco, eh, vado, vado a cercare eh, la pagina di riferimento per, eh, per i, miei, i miei appunti. Eh, quindi però dobbiamo capire eh, la situazione in cui, in cui, ci, in cui ci, ci, ci si trovava nel 1969, in piena, pienissima guerra fredda eh, con... Eh, dopo, dopo la Baia dei Porci, dove si è rischiata la terza guerra mondiale, in, eh, parliamo, parliamo di, di, di Cuba e dei missili eh, nel, 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 nell'oceano, dei missili eh, del, del, dell'URSS, dell'Unione dell Sovietica e di contralto i missili puntati dei, degli americani, si è veramente rischiata la terza guerra mondiale. E da lì si è spostato poi il, il baricentro della, della Guerra Fredda tantissimo sulle eh, missioni invece eh, interstellari, eh, le missioni spaziali. E, e su questo è, è nata una guerra eh, veramente eh, eh, senza, senza esclusione di colpi. E i russi hanno, hanno eh, no, non fosse altro con, con la, 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 famosa, eh, la famosa Soyuz, da cui forse Soyuz deriva, eh, la sonda Soyuz che eh, ha, ha, ha circonnavigato l'atmosfera terrestre. Quindi il primo uomo sulla, uh, che, che è uscito dall'atmosfera da terrestre è stato Yuri Gagarin. E questa, uh, la, in più uh, i russi sono riusciti a portare senza uomini un'astronave uh, un sulla Luna e, e si, è, si è fermata sulla Luna e più uh, c'è anche la, la cagnetta laica poverina. Che eh, ha fatto da, da, da capo espiatorio, però comunque eh, sempre per, per le missioni eh, inter, eh, eh, fuori da, da, dall'orbita terrestre. Quindi, mh, 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 gli americani erano, erano eh, in, uh, <ride> abbastanza arrabbiati, diciamo, eh, di questo. E nel 61. Uh, il presidente degli Stati Uniti d'America John Kennedy che poi fu assassinato nel 63 eh, fece quella famosa dichiarazione dove disse che entro quel decennio eh, quindi entro la fine del 1900 l'inizio degli anni 70 eh, l'uomo sarebbe l'uomo un, un, un americano, una missione, missione spaziale americana avrebbe portato l'uomo sulla luna, che era una sfida impossibile anche tecnicamente a quel tempo. Però da lì partì eh, una, un concerto di, di, eh, eh, di ricerchi, di ricercatori, miliardi su miliardi di dollari investiti. Eh, eh, anche da, da, da privati perché si arrivasse a questo. Ecco, io mh, eh, oggi, oggi parlerò di tutte, di tutte le, le, le motivazioni per cui eh, giustifica che l'uomo c'è andato sulla luna e primo tra tutti è il fatto che eh, eh, essendoci questa guerra eh, in corso eh, tra, tra l'Unione Sovietica e, e gli Stati Uniti, certo tanti, tanti ehm, eh, americani, eh, australiani, inglesi hanno fatto dimostrazioni eh, hanno, hanno e ne parlerò nella prossima, eh, hanno dato delle dimostrazioni per cui l'uomo non è andato sulla Luna, ci sono... Ci sono delle incongruenze eh, sulle foto, sulle luci, eh, su, su tante cose. E, e ne ne, ne, però ecco, mi, rimane, mi rimane il fatto che eh, dall'Unione Sovietica, a parte che poi si sono succedute fino a cinque eh, missioni spaziali che hanno portato sulla Terra. Eh, nella, nella prima, nella, nella prima eh, discesa sulla luna esattamente eh, sono stati portati eh, 22 kg di, eh, di rocce eh, attraverso lo, lo sportello del modulo lunare non, non che l'hanno raccolte direttamente i, 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 eh, gli astronauti eh, ma nelle sei missioni sono state portate sulla Terra 382 kg di roccia lunare quindi già queste due cose eh, dire, eh, portano a virare sul fatto che insomma eh, ci sia è stati sulla Luna Tant'è vero che appunto eh, incredibile dopo 50 anni eh, voglio dire eh, non ci sia stato nessun dissidente eh, se, eh, sappiamo che la Russia è una dittatura e quindi eh, potrebbero esserci stati degli accordi eh, sotterranei tra Stati Uniti e, e, e americani eh, su questo fatto che, che la Luna non è stata conquistata con eh, l'Apollo 11 io parlerò, parlo solamente dell'Apollo 11 prevalentemente non di, di tutte le altre eh, missioni spaziali ma eh, insomma eh, non, eh, io evidenze in questo senso non ce ne sono e a questo punto eh, è risulta difficile eh, credere che, che non ci siamo andati sulla Luna appunto eh, vado a, a, a cercare le, i miei appunti eh, in questo senso eh, ah, un, una nota se, sempre sui russi. La, il viaggio di Samantha Cristofoletti, che, di cui ho visto un video, eh, qualche anno fa, eh, ha, mh, ha fatto vedere che comunque i russi eh, nelle ultime eh, mh, Missioni spaziali fatte assieme agli americani, eh, si notava che c'erano eh, gli strumenti, gli strumenti eh, di, di rilevazione di tutti i dati eh, de, de missione, della missione spaziale, non solo in, in, for in formato elettronico, ma anche eh, erano rimaste tutte le macchine analogiche, perché loro non si fidavano de dell'elettronica eh, eh, al 100%, quindi eh, preferivano fare i confronti ancora con i dati da un, da un punto di vista analogico. Questo mi è sembrato una cosa eh, incredibile, però, eh, se vogliamo, anche. Eh, eh, c'è cioè un indice di serietà nel, nella, eh, nella misurazione e nella ricerca. Eh, questa è una cosa che eh, mi, mi ha colpito. Eh, una, un attimo solo, eh, arrivo subito, eh, ecco qua, siamo qui. Siamo qui. Eh, Un attimo, eh, scusate, ma purtroppo eh, questi ultimi giorni dovevo aggiustare un po' il, la, la, la trasmissione, ma eh, le, le, i pollini mi hanno, mi hanno eh, aggredito di allergie, e sono dovuto rimanere anche a letto, fermo insomma. Eh, però cerchiamo di portare avanti eh, la nostra trasmissione fino in fondo come cerchiamo di fare sempre ecco eh, eh, la prima fake virale venne dalla luna ok Ah, il, il libro uh, di cui vi parlavo è di, di Bill Casing, un laureato in letteratura inglese, Non siamo mai andati sulla Luna, è del 1976, eh, We Never Went to the Moon. Ma con la nascita di Internet, eh, eh, il web ha dato, dato un'enorme diffusione della resa refrattaria a qualsiasi, a qualsiasi rettifica. Gli argomenti che dovrebbero sostenere la tesi complottista negazionista sono oramai stati smontati uno per uno. Infine è arrivata anche una sonda che è messa in orbita intorno alla Luna ha fotografato ad altissima definizione tutto il nostro satellite eh, e quindi anche i sei posti dove in altrettante missioni succedutesi dal 69 al 72 sono scesi 12 astronauti in tutto. Nelle immagini si vedono gli strumenti lasciati nei luoghi degli sbarchi e persino le orme degli astronauti sulla grigia sabbia lunare, poi diremo qualcosa sul, sulle orme e le tracce dei, delle ruote ro dei rover, di questi, eh, queste specie di, 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 di eh, eh, macchinari che camminavano sulla Luna, insomma. Eh, le, le, eh, la foto eh, sopra mostra la regione dove, lavo, dove lavorarono gli astronauti della missione Apollo 17 una eh, foto che non ho potuto inserire purtroppo eh, lanciata nel settembre 72 ma la falsa notizia rimane in circolazione c'è sempre chi ci crede confermato da altri che ci credono o, eh, oggi l'informazione è diventata come la fede con, eh, come il tifo sportivo non interessa conoscere la verità, ma sentirsi dare ragione. E... Quindi, questo per dirvi cosa, eh, ecco, questo l'abbiamo detto, e... sì. Ok, un, un dato da tenere presente è che i motori di ricerca, a cominciare da Google, rastrellano solo la superficie del web, meno del 10%. Per cento. Sotto la schiuma si nasconde l'oceano del deep web, del, del web profondo, e ancora più in profondità gli abissi del dark web. Eh, qui si riesce a navigare solo con speciali meta motori di ricerca, cioè motori di motori, di solito pagamento, si, si se ne ricavano mappe e connessioni che a loro volta devono essere interpretate. È un discorso che ci porterebbe lontano, che magari riaffrontiamo la prossima volta. E, per quanto riguarda proprio mh, in sintesi eh, le, le tesi a favore, a favore del, del fatto che siamo scesi sulla Luna, ho scelto uh, questa è del eh, dico, dunque eh, è stato scritto eh, l'anno scorso, eh, 10 bufale su, sulla Luna eh, eh, dal sole 24 ore, che di solito è abbastanza. Uh, equilibrato come, e, e approfondito da un punto di vista di, di ricerca e mi faccio aiutare direttamente da, dalla, da quello che ho trovato uh, fra l'altro ecco uh, siccome si parla di, uh, di un uh, che è stato, che è stato um, uh, creato proprio un ambiente cinematografico e chi meglio degli americani sa fare i film eh, verrebbe da dire eh, un ambiente cinematografico fasullo per eh, giustificare la discesa dell'uomo sulla luna eh, che sarebbe stato eh, il, cui, il cui regista sarebbe stato steven spielberg anche lui in punto di morte poteva anche dirlo, guardate che è una cosa che mi sono, mi sono, ho costruito io, non l'ho fatto, non so, in punto di morte uno non è che abbia molto da perdere, no? E... Dunque, poi ah, un altro film hanno fatto Capricorn One, che là si parlava de dello sbarco su Marte. Ma per chi ha orecchie per intendere, in realtà ci vuole dire il barco sulla luna, no? Eh, su internet le teorie della congiura abbondano, ma, ma non sono state con la diffusione, dello, eh, dello straordinario mezzo di diffusione dell'informazione digitale che è entrato repentinamente nelle vite di tutti noi. Eh, ecco questo. Le teorie della cospirazione a sfondo governativo vengono quasi involontariamente incentivate, dicono quelli del soviticatore, eh, negli USA. È un retroeffetto della clamorosa scoperta da parte dell'opinione pubblica che il governo aveva effettivamente mentito, come un pugno di giornalisti del Washington Post scoprì, aprendo la via allo scandalo Watergate. Ricordiamo che nel 69 il Presidente degli Stati Uniti d'America era Richard Nixon, che li andò anche uh, ad accogliere quando uh, fecero l'ammaraggio nell'Oceano nel, nell nell Pacifico. E, i, I punti, i punti sono, sono una decina, cerco di leggerli e, e di, fa, di farci alcune aggiunte. Per, per, per facilitare la comprensione, c'è chi, cioè chi ha sostenuto, ad esempio, che è tutto un falso e che sia facile scoprirlo semplicemente guardando le foto. Sulle foto c è, c è, ci sono tantissime interpretazioni, anche di tantissimi fotografi importanti eh, che camminano sulla superficie della Luna: dove sono le stelle, per esempio semplice, dipende dall'esposizione delle fotocamere per riprendere le immagini in ambiente privo di atmosfera, di, uomo con, eh, di un uomo con una tuta bianca direttamente esposta ai raggi solari, l'esposizione della pellicola è molto rapida e le stelle dotate di luce troppo fievole non ce la fanno a comparire. Eh, questo, eh, parliamo sempre dell'Apollo 11, eh, della prima discesa sulla... Luna, perché poi dopo negli altri anni eh, chiaramente l'evoluzione poi delle, delle macchine, delle pellicole hanno permesso eh, delle esposizioni maggiori e quindi si vedono le stelle. Come mai la bandiera degli Stati Uniti, questa famosa, della, degli Stati Uniti sventola quando tutti sappiamo che non c'è atmosfera? Non sventola assolutamente, intanto si nota benissimo che c'è una, una sbarra centrale e una laterale che la tiene aperta, semplicemente rimane arricciata perché era, sta, è, è venuta fuori così dall'EM, dall cioè da, dal, dalla capsula che, che è atterrata, che è atterrata eh, su, sulla Luna eh, eh, e quindi eh, è aperta solo, solo in parte. Una, una terza, una terza um, eh, domanda complottista dice, gli astronauti non potevano sopravvivere al viaggio sino alla Luna attraversando i letali campi magnetici che circondano la Terra. Eh, intanto eh, era, stato, era stato calcolato eh, che rimane, sarebbero rimasti solo per un'ora e questo permette... Eh, non permette appunto questi letali campi magnetici eh, di, di eh, incidere sulla su loro vita. Un'altra un obiezione è questa, le ombre degli astronauti non tornano, vanno nelle direzioni sbagliate nelle foto, cioè sono parallele, e invece no, se si osservano meglio le foto... Eh, No, non, so, eh, non, sono, non sono parallele, ma hanno una, una, una loro, la, loro, la loro direzione. La temperatura della Luna: questa è una visione importante. La temperatura della Luna raggiunge punti altissime e bassissime, dai, eh, dai, fino a anche eh, oltre i 100 gradi e, 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 e sotto. Di anche 60-70 gradi, anche oltre, dato che manca un'atmosfera. Quindi eh, la parte esposta è molto, è molto eh, surriscaldata. La parte non esposta è freddissima, niente poteva funzionare, soprattutto non la pellicola usata per le foto, che qui si ritornano le, le foto, che quindi sono false. La pellicola era protetta e la zona in cui il l'EM è atterrato in quel momento era temperata. Anche questo è stato studiato eh, tantissimo eh, prima, prima di scegliere il luogo dove, eh, dove atterrare, che era poi il mare della tranquillità. Anche un bambino, un'altra obiezione, sa che per lasciare impronte bisogna calpestare la sabbia umida, quindi sono dei falsi. E invece no, provate invece con il talco, il talco che ha la consistenza simile del materiale silicio di cui è ricoperta la Luna e l'impronta resta ben chiara. Lo spazio, anche solo quello fra la Terra e la Luna, è pericoloso. Attraversato da, da micrometeoriti che ne avrebbero, avrebbero distrutto l'Apolo 11. Ci sono milioni di micrometeore, ma lo spazio è talmente grande che la loro densità è praticamente prossima allo zero. Un incontro è molto improbabile, possibile ma molto improbabile. Possiamo anche dire che sono stati anche fortunati. Nel luogo dell'allunaggio dell'EM, un'altra obiezione, eh, ci sarebbe dovuto essere un cratere. Nelle foto non c'è nessuna traccia. L'allunaggio è stato dolce anche grazie alla min minore forza di gravità, cioè e quindi non c'è nessun effetto. Cono sul terreno, chi ha fatto le foto agli astronauti che se ne vanno? No, Com'è possibile se erano entrambi a bordo del LEM parliamo di both Aldrin e di, eh, e di Neil Armstrong? Com'è possibile se erano entrambi a bordo del LEM? Si tratta di macchine automatiche comandate da terra, lasciate sulla superficie lunare quando il LEM L'ultima eh, obiezione è eh, riportata: quando il LEM decolla dalla Luna, non ci sono le fiammate, era tutto falso. L'hanno tirato su con una, con una corda in un teatro. Questo è il massimo insomma della de, 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 de la, de la teoria del complottismo, no? È stato usato un, invece un carburante che fa reazione chimica. E produce una reazione trasparente diverso da quello usato per il lancio sulla Terra. Si tratta per la precisione di idrazina e di dinidrogeno te tetroxide, un ossidante. E in più, non essendoci ossigeno sulla Luna, non poteva bruciare nulla, quindi eh, eh, c'è eh, un propulsore. Ma risulta trasparente e non, eh, e non ci sono immagini in questo senso. Ecco, io mi fermo qui, mi, mi fermo qui. Eh, Questa è un po' la mia piccola ricerca, un po' mh, eh, contenuta e, e ovviamente tagliando tante cose. Eh, proverò la prossima volta invece ad affrontare. Tutte, le, tutte le, 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 le obiezioni appunto della, eh, della discesa dell'uomo sulla Luna, però rimangono questi fatti, insomma, che dopo 50 anni, anche se questi, eh, Buzz Aldrin, eh, Michael Collins, che era il, il pilota che è rimasto sull'Air, e Neil Armstrong anche se eh, so, mh, essendo militari eh, tenuti al segreto militare, perché qui si parla di una guerra, di una guerra eh, per, per lo, non, non sulla Terra ma, ma nello spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica, eh, anche se fossero appunto eh, minacciati di, 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 eh, di morte o loro, la loro famiglia. Eh. Però insomma eh, nessuno che abbia detto niente, visto che uno, uno dei eh, eh, mi pare che sia eh, Buzz Aldrin, eh, Aldrin eh, eh, ha avuto un periodo di, eh, di, di, eh, di in cui è, è, è risultato alcolizzato, drogato. E neanche in quei momenti ha lasciato scritto nulla, eh, questi sono ancora vivi e ancora non ci dicono eh, niente su questa messa in scena che sarebbe eh, dovuta essere eh, stata fatta, eh, eh, però comunque rimangono: rimangono che l'Unione eh, Sovietica non ha detto nulla. Eh, tuttora e eh, non si capisce perché perché sarebbe sconvolgente eh, il fatto di, di svelare che eh, eh, l'uomo perlomeno nella nel, Collopolo 11 non è andato sulla luna poi ci sono altre 5, 5 missioni che eh, hanno portato sulla terra punto, 300 e eh, passa chili di roccia lunare eh, e quindi eh, Ecco, questo, questo rimane, eh, rimane, appunto, rimane sempre il dubbio perché eh, io lo, lo continuo a ripetere sempre, il dubbio è l'unguento di cui mi rivesto e sfido chiunque a resistere al fetore, eh, però eh, questa volta abbiamo voluto dare eh, spazio alle, alle, alle cose positive. Eh, di, della scoperta della luna che ha visto eh, più di un miliardo di persone collegate a, ad apparecchi eh, radiofonici o, o televisivi, eh, più di un milione di persone alla partenza del razzo, eh, poi ci sono de delle incongruenze, eh, il, il creatore del razzo per esempio non, è stato, non era a capo della, della, della missione NASA, ma potranno, possono essere delle scelte, eh, essendo, essendo lui ex nazista, eh, eh, che, che è passato poi a, a, fa, a costruire razzi per, per gli Stati Uniti d'America, forse questo non, non dava una, una buona impressione eh, al, al, pubblico, al pubblico mondiale, americano e mondiale. Visto che erano combattuti e sconfitti eh, i nazisti, eh, mh, di questo, eh, quindi, io, eh, con, con questo io mi fermo. Eh, sono, sono tentato, eh, e lo, lo faccio eh, di leggere una, una, una cosa che, che ho scritto perché io c'ero, avevo nove anni e per me è stato un sogno un sogno guardare questa luna fra l'altro c'è la luna piena come quella dell'immagine che abbiamo messo eh, attraverso i potenti mezzi di radio science eh, e ho scritto questa cosa qui e con questa vi saluto e per la prossima volta cercherò di essere più agguerrito e preparato su, sulle, su tutte le, le le minuzie e comunque le informazioni che vanno a sconfessare sul fatto che l'uomo non è mai stato sulla luna o perlomeno la, 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 prima, la, la missione più importante, quella dell'Apollo 11. Parla della, della mia infanzia, bambini, bini, bam bam. Giocare le figurine contro un muro, perdita di senso del tempo puro, ludico, correre inebriati, ubriacati di promessa di vita, scorta tra ramare smaltati di verde e sguardo diamantino, nel gorgoglio muto dello stagno primitivo. 40 passi da casa, alba delle forme vitali, era scorta d'appoggio dell'acqua di una fornace vicino alla mia infanzia del 65, in una nazione indigente, già ubriaca di false futilità atroci, accecanti, obnubilio dell'obsolescenza, l'angue la fabbrica di grossi mattoni e fuori mercato. È lì che ho scoperto la Luna, sognando da astronauta di saltare baldanzoso con Armstrong nell'infuocato luglio del 69. Ora non nuoto più nel mare della tranquillità, è lontano quanto l'asteroide, che pure, tutte le sere del mondo, mi ricorda che nacque un bambino fortunato e felice, poi crebbi, impastato di indotte ansie, deprimenti derive, ancora interminate. La mia piaga di analfabetismo di ritorno emozionale e viscerale, eppur mi son trovato fino anche con le budelle in mano. Tremato in fin di vita, con un filo di sangue in corpo, e virato dal del mio sguardo aperto sugli orizzonti mondani, e cesellato da splendide incisioni interiori. Il motore a scoppio di una rabbia insensata e bendata mi ha spinto in panegirici e sciarade inconcludenti. Ancora la ferita, piena di pustole, sfregano la serenità del volto, smussano senza posa le ali dell'ippogrifo fantastico ho portato in questo viaggio terreno con me la corsa mi ha in pugno non puntate su di me io devo raggiungere solo prima o poi la mia luna giallo pulsante sorridente mi aspetta la mia luna del 69 bambino per sempre vecchio adulto rinascente resterò e con questo io concludo eh, spero di avervi dato qualche, qualche spunto, anzi qualche, qualche pungolo, e eh, che qualcuno mi dica, ah, è incompleto quello che stai dicendo, perché questo, perché quest'altro, mi farebbe solo piacere, eh, usate, usate la pagina Facebook di, di, eh, di Radio Scious e, e attraverso South Media tutte le possibilità di comunicazione. Eh, Sono solo contento se mi, eh, mi sconfessate e, di, di quello che ho detto perché questo è lo stimolo per fare poi la prossima trasmissione. Con questo vi saluto, un ciao, eh, un grazie a, a, alla regia che sempre lavora, anzi sta lavorando anche in un'altra diretta, contemporaneamente si sta sdoppiando. Eh, ormai sta diventando, eh, si sta attrezzando per i miracoli, insomma, il nostro Rosario Moreno, che, 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 saluto, che qui saluto e che rimando, lui come tutti voi, ai prossimi, ai prossimi 15 giorni, prossimo lunedì fra 15 giorni. Eh, di che cosa stiamo parlando? Miro Cortini, ciao. ciao.